Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti Buongiorno. e benvenuti nel 30° giorno di Plaust. Ci siamo quasi, siamo al penultimo giorno di Blogust e vi posso dire che per Eleonora è stato veramente difficile, Beh, estenuante. un pochino. No, ma non sempre, però magari con quelle sere in cui magari uscivamo con gli amici o comunque si faceva un po' tardi, ecco, tornava a casa magari anche a mezzanotte e mezza, l'una, e si metteva davanti al computer a montare, così, comunque. Vabbè, il record è stato quello dell'addio annubilato. Fatto le Sì, 4:30. l'ho fatto alle 4:30 della mattina. Scusate. Però da quel giorno mi sono ripromessa di non farlo più. Piace che finisce il vlog, cioè come tutte le Sì, cose era belle, diventata una sì, routine. una cosa bella, però come tutte le cose belle alla fine finiscono, però vabbè, l'anno prossimo ritornerà. E poi c'è sempre Vlogmas tra un po', Vlogmas. che non so se farò Vediamo perché se c'è, sì, se ne abbiamo la esatto, sì, possibilità. non, magari non tutti 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 i giorni, perché che Sto diavolo facendo? fascia. Aspetta un attimo. Salve. Sì, io devo ancora fare il Li ho letto. tolti i calzini di lì. Shanti! Cosa cerca? Cerca i tuoi Sì, calzini. certo. Vieni, Shanti. Vabbè, non vi scandalizzate per la camera, ma la devo mettere a posto. E cosa stavo dicendo? Non mi Che forse ricordo faremo più. il Blockmas. Ah, però siccome praticamente non avrò un mese di ferie, quindi non lo so, magari le settimane in cui sono in ferie, oppure qualche giorno sì, qualche giorno no, dipende Da come si vuole da come si evolve la situazione. Poi dicembre è sempre un mese di molto. potente. E guarda, mamma mia, Shanti. Calma, calma. Ma come fa sta calma se è stata tutta ribaltata, secondo te? Ecco, calma. Ti do fastidio e spero che tu non ti calmi. Però a me è piaciuta tanto fare Sì, vlogust, a me è anche piaciuto. perché ho capito che sei tutto nero. Ho capito che ci sono tante tante Sì, tante persone. belle persone Sì, comunque. esatto. Perché guardi me, dovresti Hai guardare. ragione, è l'abitudine. No, veramente, comunque avete commentato sempre in tutti i video un sacco di cose carine. E non ci sono stati commenti bastardi, quindi sono contenta. Cioè, io come posso fare un discorso serio con sti due a fianco? Questo è il momento in cui giocano e poi finisce che uno dei due si fa male e è sempre Christian perché prende i mozzicotti. Se... ha detto meglio, te ne vai meglio. Guarda, veramente non t'ha proprio filato, eh. Eh beh, così non vale. La pallina è sempre un'attrazione. Che matta. Ai, lasciati. Oggi tu lavori. Io oggi ritorno al lavoro. Io non so quando tornerò al lavoro. Scopriremo presto. Sì, molto presto. E quindi niente, oggi pomeriggio sono da sola. Quindi significa che la giornata sarà produttiva. Non è bello quello che dici. Però è la verità. Però
Non so perché quando ci sei tu io non riesco mai a fare un cazzo e quando sono sola invece faccio 100.000 cose. A meno che tu non giochi a GTA. GTA, l'incubo di ogni fidanzata. GTA, l'incubo di ogni fidanzata. Non avrete più una vita. Ecco, mazza, ho appena iniziato, boom. Che poi, io non so, non so se anche i vostri fidanzati fanno sempre la stessa fine, ma... lui crepa sempre, tutte le volte che giro la faccia. Missione fallita, pure massacrato, boom, morto. E vabbè, sarai solo te o saranno tutti? No, saranno tutti. Stupida, se la butta per terra, la prende, la posiziona, eccola, adesso ci gioca. Guarda, sei andata. Prendi la chiappa, Shanti. No, la pallina. Io sto già preparando il pranzo perché Christian appunto ha una certa, deve mangiare molto presto, tipo 11:15, quindi io mi sa che me la lascio lì e me la mangio dopo perché mi viene da vomitare al solo pensiero. E è un minestrone già pronto della marca quella, diciamo, delle cose surgelate dell'Eurospin, non mi viene in mente, qualcosa come Delizia del Sole. C'è tutto, vabbè, mi sembra Delizia del Sole, però volevo dirvelo perché magari se è buono lo volevo consigliare, però pensavo fosse così difficile. Sì, Delizia del Sole, appunto, metti a fuoco che magari sia più utile. Bene, allora sono precisamente le 6:05. Che cosa ho fatto oggi? Mi dispiace che non ho ripreso quello che ho fatto, però praticamente riprendere quando si cucina, perché ho cucinato anche oggi, è veramente una cosa difficile, siccome non ho fatto niente di che, insomma non sono ricette chissà quanto complicate. Praticamente ho semplicemente non ho ripreso, ecco, perché comunque avere sempre, piazzare la telecamera mi porta via un sacco di tempo. Quindi allora, che cosa ho fatto? Ho fatto un po' di porzioni di verdure, queste qua al forno così con le molliche, proprio per quando andremo a lavorare, perché almeno me le trovo pronte. Quindi ho fatto due di pomodori, una di melanzane e poi, dato che vi dicevo ieri che mi scadeva uno yogurt, ho fatto la torta allo yogurt. E questo buco che vedete è lo stecchino con cui ho sentito se era cotta. E niente, adesso finisco di lavare queste due o tre cose che ci sono qui. Poi stasera, siccome Christian arriva tardi e quindi praticamente lui cenerà da solo, perché io non posso mangiare alle 10 veramente, già che ci devo mangiare per forza quando lavoro, quindi ho invitato mia mamma e quindi mangiamo insieme. Mi avete chiesto nel video di ieri, stavo leggendo prima i commenti, la ricetta degli hamburger. Allora, ve la scrivo adesso, non è niente di che, gli hamburger di fagioli, perché io improvviso, non è che ho proprio una ricetta, però ve la metto, ve la scrivo adesso. Quindi ecco, se la volete, praticamente dovete soltanto mettere tutto nel mixer, frullare, fate le palline, mettete in forno a 200 gradi, ho fatto, per circa 15 minuti, 20 minuti, non di più. Poi magari ecco, le guardate, dipende da forno a forno. E quindi la ricetta è questa qua. Bentornato Cri! Ciao a tutti! Ari, ciao a tutti! Sì, vabbè, non fate caso all'abbigliamento! Sì, vabbè. Sono andato al lavoro, mi sono cambiato un po' così. Ecco, com'era la tortina che volevo che farla vedere? Oh,
No, era buona, buonissima. Guarda lì. Sì. Sì, ma non l'ho mangiata tutta io. No. Una buona parte. Era molto buona. Allora, hai qualcosa da dire? Sì, ritiro quello che ho detto stamattina, ovvero che mi ero annoiato della quotidianità, mi mancavano due cose. Ma l'hai detto stamattina o ieri mattina? No, stamattina mi sembra. No. Ieri mattina. Ieri mattina. Sì. Mm-hmm. Vabbè, in quello che caso lo ritiro. Cosa? Ci si può. Quello che ho detto. Specifica. Ci si può abituare tranquillamente a stare a casa e non fare una città. Quindi non ti mancava poi così tanto la tua routine lavorativa. Esatto, bravo, quello che avevo detto. No, è che mi mancava un po' più che altro le persone, così sai. Sì, certo. Solo le persone, ma per quello basta una cena fuori, Christian. Risolvi così. Esatto. E niente, noi vi salutiamo. Adesso puoi anche lasciar stare, posso anche fare io, dato che io sono stata a casa. Buoni questi ultimi giorni di riposo. Grazie. Simpatico proprio. No, vabbè. Salutiamo un attimo. Sì, come va? La tieni tu che io. Sì. E allora ci vediamo domani. Con l'ultimo? L'ultimo! L'ultimissimo. No. L'ultimo giorno di Vlogust. Ciao. E buona notte. Notte.